Ciao a tutti da Mirko Casagrande, al microfono di I Love Australia, con un nuovo podcast. Oggi parliamo di investire in Australia. Investire in Australia è una buona idea sia per chi è libero professionista e anche per tutti coloro che hanno già un'impresa avviata, per entrare in contatto con un nuovo mercato, quello australiano. Che l'Australia sia la nuova meta per tutti coloro che sono alla ricerca di occupazione è fuori da ogni dubbio. Lavorare e trasferirsi in Australia è certamente considerato un passo importante per ognuno. Per tutti coloro che hanno scelto quindi di cambiare rotta, di cercare fortuna all'estero, un tasso di disoccupazione pari al solo 5% potrebbe essere foriero. A partire dallo scorso anno, per tutto il prossimo decennio, anche tutte le piccole e medie imprese italiane che abbiano intenzione di investire in Australia potranno farlo grazie a precisi e dedicati progetti messi in piedi ad hoc per poter lanciare un nuovo settore della fiorente economia del paese. La normativa australiana alla quale è necessario attenersi per poter soddisfare quindi la possibilità di lavorare a stretto contatto con una realtà internazionale è quella dettata dall'Australian Security and Investment Commission. I settori nei quali sarà possibile investire in Australia sono essenzialmente quelli delle materie prime, come carbone, minerali, piombo, uranio e nickel. Il settore energetico, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, ed infine il settore della ristorazione. I progetti che stanno partendo in questa direzione sono veramente molteplici e degni di un'accurata attenzione da parte del mercato straniero. Secondo gli esperti, l'Italia sarebbe veramente ricca di risorse umane, in grado di spostarsi verso l'Australia. Rimane quindi da capire se l'Australia la si vede come un'ultima spiaggia in cui andare ad incappare per chi voglia investire e lavorare all'estero, oppure se in realtà rappresenti veramente uno scrigno di risorse da sfruttare prima che sia troppo tardi. Sta di fatto che attualmente chi sta pensando di trasferirsi in Australia di certo sta valutando tutte le opportunità senza scartare di certo l'ipotesi di rimanere in Italia e collaborare con questa terra occupazionalmente fertile, direttamente dallo stivale. Sembra che questa volta non si tratti solo di panettieri o di futuri camerieri, ma soprattutto di ingegneri, architetti, paesaggisti, chimici e medici. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Mirko Casagrande, www.iloveaustralia.it. Ciao!